Ciao. Su questo MES anche Berlusconi in qualche modo aperto, se è conveniente perché non farlo per un principio, no? Ma perché è conveniente? Ci sono dei vincoli, delle condizioni che poi lasciamo in eredità chi viene dopo di noi. Io penso che stavo leggendo adesso un documento sottoscritto da 101 economisti su Repubblica, quindi non firmate quell'accordo, poi li devi restituire, amico mio. Non è che ti regali a 36 miliardi, li devi restituire a condizioni poste dal MES. Io sostengo esattamente quello che stanno sostenendo ministri e parlamentari dei 5 Stelle. Vediamo se Conte ha detto non useremo il MES. Contiamo che mantenga fede alle sue parole. Se nessuno ha niente da nascondere, non vedo perché non si debba votare in Parlamento. Se poi il Parlamento, la maggioranza, vota per il MES, allora vorrà dire che potranno firmarlo. Però negare anche il diritto del voto del Parlamento mi sembra veramente una lesione della democrazia. Prima si permette alla gente di tornare a lavorare rispettando le norme di sicurezza, meglio è, perché inizia a essere economicamente e anche socialmente insostenibile la chiusura prolungata e la clausura prolungata. Buon lavoro. Ministro Colao. Buongiorno.